Ciao a tutti amici, come vi avevo anticipato in questo vlog, voglio raccontarvi un po' del mio viaggio a Barcellona. Se non avete visto il mio video di lunedì, eccolo qua, sono tornata proprio qualche giorno fa. Oh Simona, a me i viaggi piacciono tantissimo. Già, anch'io adoro viaggiare, anzi, i viaggi probabilmente fanno parte del mio karma da sempre, perché ho iniziato già da ragazzina a girare il mondo. E chi ha letto la mia storia, qui, lo sa. Se siete curiosi, poi vi lascio il link in descrizione qui sotto, ci sono tanti viaggi da leggere. Il mio primo viaggio l'ho fatto da sola a 12 anni e sono andata in Australia, in una famiglia, in una scuola ovviamente, ma comunque ho affrontato il lungo viaggio transoceanico da sola, anzi affidata a uno steward. Si chiamava George Zammit, era di Malta, me lo ricordo ancora perché è stata un'avventura incredibile quel viaggio lunghissimo. E un giorno vi racconterò cosa è successo di tutto. Che coraggio a 12 anni! E invece a Barcellona cosa sei andata a fare? Normalmente non faccio mai la turista e basta, non mi piace. Viaggio per incontrare persone, frequentare corsi, vedere mostre o partecipare a fiere. Per esempio del mio settore, la salute naturale. Vado spesso a tutte le fiere in Europa, Parigi, Londra, Francoforte, Stoccarda. Ne approfitto per viaggiare e per aggiornarmi sulle terapie naturali più efficaci. Anche a Barcellona la settimana scorsa ho visitato una fiera del mio settore, biologico, naturale, vegano. Ho scoperto moltissime cose interessanti che un po' alla volta vi racconterò nei prossimi vlog. A Barcellona ci sono infinite cose da vedere. Oltre al centro storico della città, che è bellissimo, a me piacciono le zone meno frequentate. Per esempio, sono una fan di Piazza di Spagna, chi la conosce? Pensate che lì hanno chiuso l'arena delle corride, per fortuna, e l'hanno trasformata in un centro culturale e commerciale, con tanto shopping e tante cose tipiche della Spagna e tradizionali, ma senza sangue di toro. Pensate che lì vicino stavano facendo una paella vegana all'aperto, enorme, guardate che cosa straordinaria, guardate qua. Street food. A proposito di cibo vegano, Barcellona è diventata una delle capitali vegane d'Europa. Io quando viaggio non scendo mai al compromessi, non mangio male, comunque trovo sempre il modo di mangiare bene senza farmi del male, rovinarmi il viaggio con gonfiore, stanchezza, mal di testa e postumi vari. E se lo faccio io, potete farlo anche voi. Quindi, se volete un viaggetto vegan friendly, viva Barcellona! Grazie, suggerimento accettato. E le persone come sono? Beh, innanzitutto, se qualcuno non lo sapesse, Barcellona o Barcellona è in Catalogna. Catalogna, una regione particolare della Spagna, con usi e costumi propri, è una lingua che non è lo spagnolo castigliano di Madrid, ma il català, come dicono loro. I catalani sono un po' bruschi come tipi, ma in generale sinceri e accoglienti. Vogliono l'indipendenza della loro regione e lo scrivono chiaro sui muri. Guardate qua. Una persona del posto mi raccontava che Barcellona è la nuova
Disney World, piena di gente, di turisti sempre. Siccome io ho vissuto molti anni a Venezia, so cosa vuol dire stare in una città turistica. Mi ricordo quando c'era il carnevale, si restava a metà sui ponti tra la gente che saliva e la gente che scendeva. Un vero incubo. Se avevi un impegno, non arrivavi più. Allora gli ho chiesto, ma voi qui, che vivete qui, cosa ne pensate dei turisti? E lui mi ha risposto una cosa stranissima, mi ha detto, e a Venezia cosa pensano dei turisti? Noi pensiamo la stessa cosa di quelli di Venezia. Ma io non gli avevo detto niente. Che coincidenza questa risposta, bello. Già, eccomi qui alla Sagrada Famiglia, simbolo di Barcellona. Che dire, non puoi andare a Barcellona e non fare un giro intorno alla Sagrada Famiglia. È stupenda, anche se non è ancora finita. L'architetto e artista che stava lavorando a quest'opera agli inizi del Novecento è stato travolto da un tram prima che la basilica fosse finita. Si chiamava Gaudí e quello era l'unico tram della città. Che storia, non lo sapevo. Per fortuna in questi anni hanno ripreso i lavori per completarla, anche se ne avranno ancora per molto. Devono finire di costruire le 12 torri a guglie che rappresentano i 12 apostoli. Intorno ci sono negozietti carinissimi. Guardate questo, di spezie, dolci e cibi tradizionali. Carinissimo. Posti particolari, Bene, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video, un po' diverso dal solito, e volete vedere altri vlog dei miei viaggi, scrivetemelo nei commenti qui sotto. E ovviamente non dimenticate i vostri mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E per vedere gli altri miei video dove parlo di salute naturale e crescita personale, iscrivetevi al canale. Basta un click, così, e attivate le notifiche. Vi aspetto al prossimo video, naturalmente. Ciao!